Buongiorno, buongiorno Caserta. Stiamo trascorrendo delle giornate chiusi all'interno delle abitazioni, mi ascoltate dalle vostre case, cercate di stare in famiglia e stando in famiglia vi voglio dare un po' di novità. Intanto la prima novità, l'ospedale di Caserta ha dedicato il suo laboratorio di analisi a controllare tutti i tamponi della provincia di Caserta, cioè non dobbiamo più portare i tamponi effettuati dal 118 su possibili casi di coronavirus presso il Codugno, ma li lavora direttamente i tamponi l'ospedale di Caserta. Questo ci dà la possibilità di essere più veloci nelle risposte da dare ai cittadini e iniziare subito le cure per chi può essere positivo al coronavirus e le quarantene per chi ha avuto rapporti con persone che hanno il tampone positivo da coronavirus. Seconda notizia per la città. Ho fatto una scelta importante, ho aperto la ZTL, è un momento straordinario, un momento eccezionale, vanno fatte scelte straordinarie ed eccezionali e dare la possibilità alla ZTL di entrare in ZTL tutti, dà la possibilità al mondo del volontariato e al mondo di chi deve fare servizio a domicilio agli anziani, a chi vive nella ZTL, nell'isola pedonale, a essere più veloci, più celeri e così riusciamo a stare anche meno contatti e rispettare le distanze, rispettare le responsabilità di non uscire da casa. E quindi scelta importante che ho fatto nella giornata di oggi. In più ricordo a tutti che il personale delle strisce blu è in ferie, nei prossimi giorni sarà messo anche utilizzati tutti gli ammortizzatori sociali per le 53 famiglie che lavorano sulle strisce blu e quindi in questi giorni non ci sono sanzioni. Terzo elemento importante, stasera, giorno 17, giorno 18, giorno 19, alle ore 21, inizia una sanificazione per l'intera città di Caserta da parte dell'ASL, un grande sforzo che prenderà tutta la città, le frazioni, le borgate, il centro, questo per 3 giorni, dopodiché, dopo i 3 giorni che completa l'ASL, inizierà di nuovo il comune di Caserta e la protezione civile. La protezione civile coprirà successivamente le frazioni, il comune di Caserta, il centro. Questa è un'altra scelta importante, quella di sanificare. L'ASL fa un ulteriore sforzo, sanificherà anche tutti gli edifici pubblici in uso al servizio pubblico. Adesso uno sforzo lo devono fare anche i privati, supermercati, farmacie, tabacchini, tutte le attività che stanno lavorando regolarmente devono sanificare i loro ambienti, devono mettere e alzare il livello di igienico-sanitario della città. C'è ancora troppa gente, c'è ancora troppa gente in giro, non ci sono ancora comportamenti uniformi. Vi chiedo con senso di responsabilità di restare a casa, finiamola con la scusa del cane, della passeggiata che non necessita, della spesa che non c'è, necessita, si esce una volta a settimana per fare la spesa. Salviamo vite umane, salviamo le vite umane personali, quelle della propria famiglia e quelle dell'intera comunità. Guardate cosa sta accadendo nel paese, guardate quanti morti ci sono nelle altre città. Se noi manterremo rigidi il perimetro delle regole in questi prossimi 10 giorni, il grande sforzo che stiamo facendo ci porterà a una vittoria contro il coronavirus. Ma per fare questo dobbiamo essere responsabili. Il virus non sta sfondando se noi manterremo il senso di responsabilità. Il virus non ci sta vincendo, siamo noi che stiamo vincendo la battaglia contro il virus, ma dobbiamo essere compatti. Io devo dire un grazie forte al volontariato, il volontariato forte della città, dalla Caritas, dalla Croce Rossa, alla rete solidale delle associazioni di volontariato che stanno aiutando fortemente gli anziani con un servizio a domicilio, che stanno aiutando le persone deboli, i disagiati, i disabili, i meno ambienti. Questo è un grande sforzo che fa dimostrare che Caserta è unita, che anche se in questo momento dobbiamo stare in modo interpersonale distanti da noi, ma siamo uniti nel cuore, siamo uniti nella speranza, siamo uniti nella fiducia istituzionale. C'è una rete istituzionale importante in questo momento. Ordine pubblico tutti i giorni presieduto dal prefetto, unità di crisi regionale che si riunisce tutti i giorni e c'è una rete istituzionale. Su questo devo dire grazie. Grazie ancora ai tanti dipendenti comunali che stanno ancora lavorando insieme a me per dare risposte alla città. A loro li ringrazio fortemente. La città non li dimenticherà, così come dimenticherà invece
che ha fatto un passo indietro. La città non dimentica il servizio enorme e grande che sta facendo la Polizia Municipale e la Protezione Civile. La Polizia Municipale stanno lavorando in prima persona per metterci cuore e per metterci responsabilità. E concludo il mio intervento dicendovi: guardate che noi non siamo degli eroi. Noi sindaci, noi che stiamo lavorando qui per voi e per l'intera comunità, non siamo degli eroi, siamo soltanto gente che ha voglia di essere una guida rigorosa e responsabile di dove vogliamo accompagnarvi. Noi vogliamo essere seri, responsabili, essere delle guide. Non vogliamo assolutamente crearci delle illusioni rispetto a quello che sarà il futuro, ma con serietà e responsabilità vogliamo dare fiducia, speranza e concretezza nei provvedimenti. Buongiorno Caserta, andrà tutto bene, ma siamo responsabili e vogliamoci bene.